6 milioni di partecipanti, 700 sfilati lungo le strade di Rio, 1 milione di turisti. In Brasile è festa per il carnevale più famoso al mondo. Lo sgomento per la strage nella discoteca di Santa Maria, dove oltre 230 giovani hanno perso la vita, ha provocato l'aumento dei controlli di sicurezza, ma non ha fermato l'evento più importante di un paese che vuole mostrarsi al mondo. Per la prima volta il numero dei turisti brasiliani raggiunge quello degli stranieri, conseguenza della crisi europea e del boom economico del paese latinoamericano. Saranno 5 giorni di eccessi in una kermesse la cui apoteosi è prevista nel Sambodromo disegnato da Oscar Niemeyer, teatro della sfida tra le 12 principali scuole di samba. La città che accoglierà i mondiali di calcio del 2014 e le Olimpiadi del 2016 fa le prove generali e si gode un giro d'affari di 500 milioni di euro.